tutti ragazzi in questo nuovissimo video. Ho visto insomma che il video della prima puntata di The Mineral Swirl Extraction è piaciuto, diciamo, e quindi eccoci con la seconda puntata appunto di questa bellissima serie che, devo essere sincero, piace pure a me. Voglio ricordarvi che domani uscirà la puntata di The Mineral XM Reaction, dove rivediamo insieme tutti i video, tutti, delle new entry che ci sono state nel corso di questo tempo che appunto ho fatto scambi e tutto. I video che andremo a vedere oggi in realtà sono ben due. Perché? Perché il primo è quello delle piriti cubiche di Navajun, mentre l'altro video è un video della pirite estratta nel Perù. Quindi vedremo questi video, anche se nel video della pirite della Perù, più che dei bei cristalli, è possibile vedere appunto una enorme vena di pirite che, diciamo, è molto luccicante ed è molto bella, quindi anche per questo motivo. Tempo fa uscì sul mio canale un video in cui parlavo proprio di pirite ed ematite dell'isola d'Elba e c'era un video appunto che mostrava la raccolta della pirite con ematita a Rio Marina. Quindi vi invito a rivedere quel video, se riesco a ricordarmi qual è vi metto volendo anche il link in descrizione. Vi invito a rivedere quel video perché anche quel video è veramente qualcosa di epico, soprattutto per i bei campioni che venivano trovati in quella sabbia ematitica. E senza perdere altro tempo partiamo subito con questi due video. E rieccoci qui insieme ad andare a vedere come vengono estratti i minerali nel mondo. Ci troviamo adesso a Navajun, Spagna, e stiamo vedendo l'estrazione della famosissima pirite cubica appunto di questa nota località. Vediamo un po' che cosa tirano fuori.
Niente male davvero, ragazzi. Ma adesso spostiamoci dalla Spagna al Perù e vediamo invece nel Perù come viene estratta la pirite. Chissà, forse si trovano campioni di pari bellezza. Vedere per sapere. Perfetto ragazzi, ditemi quale dei due video vi è piaciuto di più. Io comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo ancora una volta che domani uscirà la puntata di The Mineral Extreme Reaction. Andiamo a concludere anche questa serie, ci accingiamo ad arrivare al finale di questa serie e in occasione del finale anche di questa serie probabilmente potrei fare una live, ma ancora dovremmo vedere, anche perché manca ancora 3 o 4 episodi alla fine di questa serie. Vi invito come sempre a seguirmi anche sulla mia pagina Facebook, mi raccomando. Vi invito a lasciare un like sotto a questo video, a commentare e a iscrivervi, mi raccomando. Come sempre ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E quale sarà il prossimo minerale che andremo a vedere? Lo state vedendo dalle foto? Bene, e allora lasciate tanti like sotto a questo video e noi ci rivedremo con la terza puntata di The Minerals World Extraction. Mi raccomando ragazzi, perché vedremo tantissimi video, uno più epico dell'altro. Beh, detto questo, ciao, alla prossima!